Peccato Heinz, che in gara 2 stava giocando bene, ma c'è stato appunto l'episodio dell'espulsione. Chi potrà essere fra i due questa sera l'uomo ritrovato? Well, noto che sono andati in campo, vediamo se si danno la mano loro due, che si mettono fianco a fianco. Kovacic in quintetto base, perché Rappers pensa come te, vuole scaricare Kovacic di responsabilità e togliere subito lo stress di entrare in partita qui a Cantù. Due novità nel quintetto bolognese: Basile nei primi cinque, aveva iniziato Fulz, che questa sera è fuori squadra per il rientro di Delfino. L'attacco che inizia la partita è per la Skipper, con Basile per Gaeton, che serve l'uscita in angolo di Barton e la tripla di Lubos Barton. I quintetti col numero 17 Gaeton, col numero 11 Barton, col numero 13 Kovacic, col numero 6 Skelin e col numero 5 Basile per la formazione bolognese. Intanto fallo in attacco fischiato da Sabetta, fallo di Heinz, Sabetta, Paternicò e Tola è la terna arbitrale. Il quintetto di Cantù col numero 16 Wheeler, col numero 15 Thornton, col numero 8 Heinz, col numero 20 Stonerhoek e col numero 4 Damiao. Ancora Gaeton prende una tripla, due triple per un giocatore che fin qui in trasferta a volte aveva avuto un approccio timido. Ma lui è molto deciso questa sera, anche che timido. Buona esecuzione dei schemi anche da parte di Bologna. Va a giocare l'uno contro uno Stonerhoek e realizza in penetrazione il primo canestro di Cantù. 6-2 per la Skipper dopo 1:05 nel primo quarto. Gaeton trova la marcatura di Heinz, gioca dentro a Skelin, Skelin contro Damiao, si gira, scivolamento, ma infrazione di passi per Skelin, che è stato un fattore delle prime due partite. Skelin probabilmente non ha fatto passi, ma ha fatto un movimento isterico e gli arbitri puniscono sempre questo. Lui deve essere più deciso, più semplice nei movimenti. Wheeler cerca di affondare su Gaeton, che è stato fin qui il killer delle due partite con 12 su 20 a tre punti. Wheeler perde palla, 6-2 per Bologna, 8 minuti e 26 secondi da giocare in gara 3 di un quarto di finale che nei primi 85 minuti ha visto un solo punto di differenza fra le due squadre a favore di Cantù. Anticipo su Skelin che perde palla. Due palle a Skelin, due palle perse, e quindi Mate deve essere ovviamente più attivo, più sicuro, ma grande difesa di Cantù negli anticipi. E proprio le palle recuperate sono state il punto di forza di Cantù nelle prime due partite. La Skipper invece fin qui ha scavato la differenza con il tiro da tre punti. Quando io la navo, Fabrizio, la prima voce che guardavo, palle recuperate. Volevo vedere la mia squadra attiva. Penso che tutti gli allenatori siano così. Wheeler, il blocco di Stonerhoek, arresta il tiro di Wheeler, non va, il rimbalzo di Skelin, l'apertura per Basile, Basile va fino in fondo, prende il fallo, avrà i due tiri liberi il capitano della Fortitudo. Quella cosa che ho notato in queste due squadre, Fabrizio, a Bologna, invece di una partita a ritmo lento e punteggio basso, come si vede spesso nel play-off, no, correvano, andavano contropiede senza esitazione. Anche questa sera vedo che le due squadre non esitano. Sbaglia Basile il primo tiro libero. Ancora un'opportunità per il capitano bolognese, ma di nascita pugliese. Realizza 7-2 per la Skipper. Si gioca Dan a ritmi serratissimi. In campo praticamente un giorno sì e un giorno no. La stanchezza e la durezza mentale faranno la differenza. Pesano. Poi anche stasera grande pubblico, strapieno qui, non c'è un posto e c'è gente in piedi. 7-2 per la Skipper. Ancora una percussione di Basile, che prende il fallo per la rimessa laterale, fallo di Stonerhoek, primo fallo per lui. Tre falli di squadra Cantù, uno Bologna.
Forse in difesa zona qua, le palle si stanno caricando, sono preoccupati. Vediamo se è in difesa zona. No, uomo ancora uomo. Ancora uomo per l'Oregon. Barton marcato da Heinz. Infrazione di passi di Barton, ex Valparaiso University. Giusta la decisione arbitrale. 7-2 per la Skipper. Porta palla Wheeler, l'americano che ha sostituito l'infortunato Jerry McCullough, che era un po' l'ago della bilancia da due anni del Miracolo Cantù. Ma Stonerook è un altro dei perni del Miracolo Cantù. Well, è stato creato da Wheeler, che ha lasciato l'uomo sul blocco, passato Stonerook libero, perché l'uomo di Stonerook ha aiutato, canestro da tre. Basile resiste alla carica di Wheeler, prende il tiro, lo sbaglia, il rimbalzo spazzato da Barton, che ha un grande fiuto e tempismo sui rimbalzi, spesso è il rimbalzista aggiunto della Fortitudo. Va a realizzare in uno contro uno Kovacic, 9-5 per la Skipper. Ma Kovacic molto deciso, voleva tirare, voleva sbloccare la situazione. Fida da tre, uno contro uno, tabellata. Wheeler, Damiao sull'altro lato, arriva Thornton, 9 Skipper, 7 Oregon. Molto reattivo Thornton, molto sveglio lui, molto bravo. Attacco Bologna, Barton frontalmente Basile, Guyton è marcato da Thornton, che è anche un eccellente difensore. Barton ancora da tre punti sbaglia, il fallo a rimbalzo di Skellen. Well, Matti Skellen ha fatto sotto gli occhi degli arbitri, ha una spinta per un rimbalzo, un attacco. Grande difesa questa volta di Cantù, che è una grande squadra difensiva. Dicevamo, Dan, la Skipper fin qui ha avuto grande forza nel tiro da tre punti, con Guyton in particolare 12 su 20 nelle due partite, ma questa sera dovrà anche trovare altre soluzioni. Well, sono andati sopra domenica con grande prestazione di Skellen, quindi questa è la chiave. Damiao da fuori sbaglia, rimbalzo di Kovacic, apertura per Basile che spinge, scarica a Barton, il tiro a tre punti e ancora Barton, terza tripla per Lubos. Well, Lubos Barnes è libero, non esita, piedi per terra, lui è micidiale e li fa punire tre volte su tre. Ancora la Skipper riesce a trovare grande spinta dal tiro a tre punti, questa sera è Barton a surrogare Guyton. Wheeler trova l'uscita di Kovacic che lo stoppa, la rimessa sarà per Cantù, soli 4 secondi. Grande aggressività, ma gioco correttissimo, stanno giocando fisicamente correttamente. 5 minuti e 7 secondi alla fine del primo quarto. Thornton per Stonerook. Stonerook attacca Kovacic, va al tiro e prende il fallo di Kovacic proprio sulla sirena. Andrei Lunetta, Sean Stonerook, e questa è una delle armi di Cantù. Stonerook con la sua tipicità, capace di giocare dentro e fuori. Dentro e fuori, due dimensioni. Anche Bootsy Thornton fa la stessa cosa e Heinz, anche lui ha un grande palleggio, il resto tiro nelle aree dei 3 secondi. In lunetta Stonerook per due tiri liberi. Stonerook che in questa stagione realizza 10,1 punti a partita in 32 minuti di gioco, non ha grandi percentuali di tiri liberi. 1 su 2, Cantù a meno 4. Stonerook, che poi è un grande lavoratore oscuro, porta a Cantù rimbalzi 7,3 a partite e soprattutto tanti aiuti difensivi generosissimi. Guyton la finta di tiro, poi viene chiuso in angolo dal raddoppio difensivo, torna fuori, spara da tre punti, sbaglia, il rimbalzo è per Sam Heinz, altro giocatore che può giocare a qualunque dimensione. Fermato Wheeler, la palla torna fuori a Stonerup, dentro per Sam Heinz che con una serpentina batte i lunghi della Skipper e porta Cantù a meno 2. Heinz non era entrato in partita fino a questo momento, questo canestro lo ha sbloccato sicuramente. Più 2 Skipper, 4 minuti e 10 secondi, fallo di Wheeler su Kovacic. 4 minuti e 11 secondi alla fine del primo quarto, secondo fallo per Wheeler,
tre falli di squadra per entrambe le formazioni, fuori Wheeler e dentro Fazzi, che finora ha avuto difficoltà, ma è un giocatore che ha carattere da playground. Ah, assolutamente, playground, è anche uno che sa giocare una partita importante, quindi lui ottimo elemento e Bologna deve stare attento. Sul ferro Barton questa volta, il rimbalzo di Cantù, Thornton, 4 minuti alla fine del primo quarto. Heinz contro Barton, arresto e tiro di Heinz, non va, il rimbalzo non controllato da Schelin e poi Thornton, l'uomo ovunque, recupera pallone e fallo. Lui è una saeta, proprio ha un grande istinto per dove cadrà il rimbalzo ed è sempre lì Thornton, anche per andare a canestro, immarcabile lui. Thornton, ex St. John's University, 17,4 punti a stagione in questo campionato, 33 punti in gara 2 domenica, ha il 55,4% da 2, il 35,6% da 3, il 77,5% dei liberi e anche 6 rimbalzi. Sbaglia il secondo, Cantù a meno 1, 3 minuti e 46. Schelin, Barton marcato da Heinz, in uscita Basile, riceve, cambia il lato per Kovacic, il tiro a 3 punti sbagliato, la lotta a rimbalzo, recupera Fazzi, spinge l'attacco di Cantù, poi Damiao, Thornton, Fazzi, Stonerhoek, circolazione esterna, linea di fondo, pallone nel mezzo, difficile da controllare, recupera Basile che va a realizzare molto bene nonostante la difesa di Fazzi, molto bello, grande controllo dell'equilibrio del corpo, grandissimo controllo del corpo, Alberto Tomba, grande spettacolo questo tiro, grande decisione, forzato ma 2 punti. Più 3 skipper, Fazzi, Stonerhoek, il taglio di Thornton, il tiro in sospensione, il canestro per Buzzi, skipper 14, Oregon 13, 2 minuti e 43 secondi alla fine del primo quarto, difesa uomo per l'Oregon Cantù e Schelin, che era stato un fattore in gara 2, sacripante, ha scelto l'atleticità di Damiao per lui e finora è stata premiata. E anche Mate ha perso 2 palloni banalmente subito, quindi è un po' fuori partita, però Damiao merita per quello che sta facendo. 2 minuti e 31 alla fine del primo quarto, Schelin, Gaiton, in uscita Basile, mira il canestro e la tripla di Gianluca Basile. Gaiton non è entrato ancora pienamente in partita, cioè nei suoi tiri, ma sta difendendo bene i suoi playmaker finora. 17 a 13 per la skipper, 2 minuti e 13 secondi alla prima sirena, ancora il passaggio dentro per il taglio di Thornton, grande equilibrio, la skipper fa male da 3 punti, in difesa subisce i tagli di Thornton. Meglio in difesa Cantù, anche se sotto il punteggio. Linea di fondo per Basile, fallo di Fazzi. E 2 tiri liberi perché siamo nel bonus, tutte le 2 squadre. A Cantù, devo dire la verità, a Fabrizio, un pochettino più reattiva della fortitudo, qualche rimbalzo in attacco. Bello quest'ultimo passaggio da Damiao a Thornton. Heinz esce, non è completamente in partita Heinz adesso, però buona rotazione da parte del Sacripanti. Cambia anche l'assetto tattico perché Dupont è un lungo vero. Well, yeah, lui è un pivot classico, vediamo come vanno le marcature. Realizza Basile, che in questa stagione è il miglior realizzatore della skipper, con 12,9 punti a partita, 7 realizzati finora, 18 a 15 per la skipper. Non va il secondo, Schelin strappa il rimbalzo, poi sbaglia, poi viene stoppato da Damiao e c'è il fischio di Paternico che punisce la stoppata di Damiao. Well, quando ci sono questi rimbalzi contesi, chi prende la palla ha sempre ragione, ok? Cioè, non ci sono storie, l'ha preso Mate Schelin qui, Damiao protesta per, adesso gli oggetti volano in campo, ma Damiao protesta, mi dice che Schelin ha spinto lui per rimbalzo. Ovviamente gli arbitri sono in 3 e sono sotto canestro. 1 minuto e 48 alla fine del primo quarto, sbaglia
Schelin, il primo tiro libero. Schelin, ex pivot del Novo Mesto, che ha giocato in tutte le squadre di Zagabria e ha giocato anche nel CSKA a Mosca e ha avuto un'esperienza indiana. 0 su 2 per Schelin, che non è entrato assolutamente in partita. 18 a 15 per la Skipper, che però ha 1 su 4 nei tiri liberi nelle ultime due azioni. Zona per la Fortitudo. Zona 2-3. Damiao da 3 punti, la buca subito, e quando Lungo buca la zona la prima azione non è un buon segnale. No, assolutamente no, il Repressor ci penserà due volte. Non puoi lasciare via Damiao, lui ha questo tiro da 3. Penetra Basile, scarica Kovacic, il tiro sbagliato, Damiao a rimbalzo, 1 minuto e 10 secondi, Fazzi per Stonerhook, ancora a zona la Skipper, passaggio dentro, Dupont raddoppiato, mette la palla per terra, poi riapre fuori in angolo a Stonerhook, frontalmente a Thornton, 6 secondi per il tiro di Cantù, Thornton arresto e tiro, vantaggio Cantù, vantaggio Cantù, 20 a 18. Penso che il Repesha tornerà a zona, a uomo, o adesso o dopo la pausa del primo quarto. 40 secondi alla fine del primo quarto, Basile chiama Barton che riceve, Barton viene anticipato dall'aiuto di Dupont, la rimessa è per la Skipper con 8 secondi per andare al tiro. Ma 8 secondi, devono gestire bene la palla perché dopo aver guidato tutto il primo quarto, qui c'è un fallo forse di faccia, no? No, viene ripetuta la rimessa. Ripetuta la rimessa. Basile contro Fazzi, il fallo in movimento del playmaker ex Caserta, ex Imola. Cantù avrà l'ultimo tiro, ma anche forse la Fortitudo, e c'è un timeout in campo. Quindi 27 secondi, se tira Cantù, non so, mancano 10 secondi, Fortitudo avrà l'ultimissimo tiro. 27 secondi alla fine del primo quarto, 20 a 18 per l'Oregon Cantù, due tiri liberi per Basile, linea alla regia. Nuovo in diretta, Basile ha realizzato il primo tiro libero, realizza anche il secondo, 20 pari, 27 secondi alla fine del primo quarto. Avrà l'ultimo tiro Fortitudo, vediamo all'intervallo fra primo e secondo quarto i cambi, perché finora Repesha non ha fatto nessun cambio. Fazzi, 13 secondi per l'attacco di Cantù, Thornton tiene palla marcato da Basile, il blocco di Dupont, il raddoppio difensivo di Schelin e la palla persa da Cantù, 6 secondi per la Skipper, ultimo possesso del primo quarto. Forse metterà Pozzecco per quest'ultima palla, è indicato a qualcuno, voglio vedere chi si mette qua. Pozzecco va in campo per l'ultima azione. 20 pari, e allora questo avvio di gara 3 conferma l'equilibrio assoluto ed esasperato delle prime due partite. Il time out chiesto prontamente e tempestivamente da coach Repesha. Il quintetto di Cantù, Fazzi,
Thornton, Damião, Stoneruk e Dupont. La chiave, Fabrizio, sarà rimettere la palla in campo, perché ci sarà una pressione asfissiante dalla parte di Cantù, che vorrebbe anche ristrappare la palla. La skipper in campo con Pozzecco, Gaeton, Basile, Barton e Galanda, 5 giocatori che possono fare canestro. Basile, raddoppiato, 2 secondi, Basile non trova spazi. La pressione difensiva di Cantù è stata premiata. D'altronde Cantù è specialista in questa azione difensiva, squadra leader nelle palle recuperate, nella pressione. E tu hai detto 2 squadre che equivalgono, 20 punti e siamo in time out. E allora, dopo 10 minuti emozionanti come questa serie ci sta dimostrando fin dall'inizio, linea alla regia. Giocati 33 secondi nel secondo quarto, sempre 20 pari, c'è stato un tiro sbagliato da Galanda. Repeja in questo avvio di secondo quarto ha rivoluzionato il quintetto, è entrato ora Delfino e prenderà Thornton, e infatti lo vediamo subito andare a marcare Buzzi Thornton, poi Pozzecco, Galanda che erano entrati nel finale del primo quarto, e Van der Spiegel e Dupont buca da posizione angolata. Cantù è in campo con Fazzi, Thornton, Jones, Stoneruk, Thornton e Dupont. Delfino, il tiro a 3 punti di Basile, sbagliato, la lotta a rimbalzo, strappa Galanda il pallone, poi arriva Pozzecco che pesca l'angolo di Delfino, fa proseguire a Basile, linea di fondo chiusa da Dupont, Pozzecco raddoppiato, rischia di perdere palla, 10 secondi. Pozzecco al tiro, sbaglia il rimbalzo di Dupont. Grande intensità difensiva da Cantù e Fortitudo ha fatto fatica a cercare il filo del discorso. 2 squadre che giocano con grande mentalità. Ora Delfino, che deve dimostrare di aver recuperato fisicamente, è stato fermo 2 mesi, è rientrato in gara 1, ha saltato gara 2, deve cercare di limitare Thornton, che ha segnato 9 punti nel primo quarto, migliore realizzatore di Cantù, e la skipper ha lasciato subito la zona. Esattamente, Delfino non deve preoccuparsi dei punti e altre cose, basta difendere. Jones sbaglia, rimbalzo di Van den Spiegel, Pozzecco penetra, poi scarica fuori a Basile, brutta palla
Van den Spiegel non controlla il contropiede di Cantù. Thornton va a schiacciare, c'era probabilmente un fallo, così almeno protesta Repeja sulla palla rubata a Van den Spiegel. Però quando giochi in trasferta, in playoff, tu devi non far conto di questo, devi giocare lo stesso. Pozzecco si butta dentro e prende il fallo. Finora Cantù ha sofferto nelle precedenti due gare le penetrazioni di Pozzecco, cosa che soffrono in tanti. Esatto, Pozzecco deve far mettere in difficoltà Fazzi con le sue penetrazioni, come Fazzi deve provare a fare dall'altra parte. Sono tutti e due bravi a penetrare e sfruttare il gioco a due. Adesso un lungo Dupont per Cantù, è tornato Heinz, quindi quattro esterni. Delfino, Van den Spiegel si gira, va al tiro, sbaglia il rimbalzo di Dupont. La skipper nelle ultime azioni ha subito l'intensità difensiva di Cantù e ha preso tiri sporchi. Ma anche Rebels ha quattro cambi in campo, devono trovare il loro ritmo, eccetera. Soprattutto Galanda che ha sbagliato col primo tiro. Fazzi, Thornton va dentro, scarica sul lato opposto a Dupont che fa saltare l'avversario. Massimo vantaggio Cantù, 26-20, 7 minuti all'intervallo. Well, Rebels corre ai ripari. Gaiten e Skellen che hanno difeso bene sono pronti per rientrare. Pozzecco perde palla, raddoppiato, contropiede di Cantù, schiaccia Ace. Attenzione perché Cantù in casa il contropiede può diventare letale. E nascono tutti dalla difesa che stanno veramente giocando con grande intensità. 28-20. Sicuramente Cantù forza i contatti difensivi, ma questo è il rischio che una squadra che vuole difendere al 100% dell'intensità sa di dover correre. La loro grande qualità è questa intensità, questa mentalità che hanno a giocare con grande durezza mentale sempre. Galanda prova ad aprire la difesa di Cantù, ma sbaglia. 28-20 per l'Oregon. Momento di blackout per Bologna. Fazzi. Fazzi si ferma, serve Dupont. Jones dentro a Heinz che va via in velocità a Galanda. Heinz ha gambe rapidissime. Time out chiesto da Repeja. È il momento peggiore per la skipper. L'Oregon conduce 28-20, 6 minuti e 14 secondi all'intervallo. Linea alla regia. Massimo vantaggio Cantù, Dan, e sicuramente Repeja vorrà parlarci sopra. Well, Repeja ha cercato di allargare la squadra con quattro cambi, dando riposo a qualcuno, ma i cambi non hanno retto, sono ancora fermi a 20, non hanno segnato un punto, hanno perso tutte le pallone che ha avuto in attacco. Cantù ha giocato con grande intensità difensiva, hanno approfittato ogni palla persa convertendolo in contropiede, quello che si deve fare. La fortitudo, se pensa di rientrare in partita, deve ignorare ogni contatto e giocare con la stessa concentrazione. E non può vivere di solo tiro da tre punti. No, questo è sempre un inganno, Fabrizio. Quando tu cominci con questi grandi tiri da tre e sei sopra un punteggio e l'altra squadra sta macinando, canestro da due, è sempre un segno non positivo. Attacco Oregon. Thornton. In palleggio Thornton aspetta l'uscita di Jones che riceve frontalmente il tiro a tre punti sbagliato, ma il rimbalzo lungo è arpionato da Heinz e quindi l'Oregon ha un altro possesso offensivo. Jones, il blocco di Dupont, va in penetrazione Jones, ma va a sfondare, sfondamento di Jones. Intanto della skipper è entrato nuovamente Skellin ed è uscito Van den Spiegel. Well, Van den Spiegel ha perso una palla, ha sbagliato un tiro, non ha visto il difensore arrivare. Ottima mossa da Repeja e Pozzecco deve dimostrare davvero la squadra. Non hanno segnato in più di 4 minuti. Fallo fischiato a Jones. Due falli consecutivi per il neozelandese, uno in attacco e uno in difesa. E adesso tutte le due squadre hanno il bonus.
5 minuti e 42 secondi all'intervallo. Delfino, Galanda, Pozzecco. Fazzi ha fatto un buon lavoro su Pozzecco. Delfino prende un tiro da tre punti. Troppi tiri da tre punti. La skipper tira solo da tre punti. Thornton gioca a due con Ains, stoppato da Schelin, recupera Galanda, Pozzecco prova ad andare dentro, si alza per il tiro, sbaglia, ancora la skipper non ha segnato, quasi 5 minuti giocati nel secondo quarto, senza segnare. Qua sarà Basile per Pozzecco, Rep se ne è visto abbastanza del secondo quintetto. Fazzi va in penetrazione, scarica Thornton che non controlla, il punteggio bloccato sul 28 a 20 per l'Oregon, entra Basile ed esce Pozzecco. E può ringraziare la Fortitudo il fatto che Cantù adesso ha perso tre palloni in fila, altrimenti è solo sotto di 14 perché Cantù se ha la palla segna. 4 minuti e 40, porta palla Basile, serve Delfino. Il fallo su Guyton. Saranno due libri per Guyton, importante perché uno può rompere il ghiaccio nel secondo quarto e può anche sbloccare lui, Guyton, nella sua partita che finora non ha fatto niente. Guyton, nato a Peoria, Illinois, 300 km da Chicago, da Indiana State, ovvero con coach Bobby Knight. Da senior è stato primo marcatore della Big Ten con 20,5 punti a partita, scelto dai Bulls col numero 32 nel 2000. AJ Guyton, 2 su 2 e la skipper realizza i primi due punti del secondo quarto dopo 5 minuti e 26 secondi e vengono su tiri liberi, non su azioni. Non so, ancora nessun canestro. Thornton, ci arriva Galanda. Recupera Fazzi, 8 secondi per l'attacco di Cantù, il fallo di Guyton sulla percussione di Fazzi, i tiri liberi per Fazzi. Vede che Fazzi sa penetrare proprio come Pozzecco, è un coltello nel fianco della difesa Fazzi, l'ho visto giocare tante volte, è un giocatore perfetto per la squadra di Cantù, viene a umile, viene dalla panchina, fa la sua parte, non pretende e poi vede questi due tiri liberi. Micidiale. Sacripanti, il coach fatto in casa da Cantù, dà respiro a Thornton che va in panchina, realizza Fazzi, Jones, Fazzi, Dupont, Stoneruk e Heinz in campo per Cantù, un solo tiro libero realizzato da Fazzi, 29 a 22 per l'Oregon. Delfino, Schelin chiama palla ma prosegue per linea esterna, l'attacco della skipper, Guyton trova l'aiuto di Stoneruk, Galanda fa saltare Stoneruk e c'è il fallo fischiato alla difesa di Cantù. Terzo fallo di Heinz, il primo giocatore ad andare no, fallo Dupont, Dupont secondo okay. Fallo il lunetta Schelin, ok, perché era segnato l'otto e detto oddio Heinz tre falli, invece di Dupont. 3 minuti e 57 più 7 Oregon. Schelin 0 su 3 finora nei tiri liberi. E generalmente è un buon tiratore di liberi, generalmente. In campionato Schelin nei tiri liberi ha il 70,5%, che per un lungo è una percentuale eccellente. E generalmente fa 2 su 2, però questa volta 1 su 4. Più 6 Oregon, 29 a 23, 3 minuti e 50 all'intervallo. Heinz, Fazzi, Heinz contro Delfino, linea di fondo, va dentro, viene fermato da Schelin, gioco a due Stoneruk Heinz e c'è il fallo su Sam Heinz. Sam Heinz che segna 17 punti a partita in questa stagione, secondo fallo Schelin, esce Dupont e rientra Damiao. Cantù sta vivendo molto delle penetrazioni dei lunghi tipo Thornton, tipo Heinz, tipo Damiao, tipo Stoneruk, scaricando la palla indietro, sono bravissimi a fare questo, si trovano ad occhi chiusi. Realizza Heinz, 30-23 per l'Oregon, 31-23, 3 minuti e 35 secondi, la skipper non ha ancora segnato su azione nel secondo quarto, ha solo 3 tiri liberi.
Blackout totale in attacco. Ecco Guyton in uscita. Buon recupero di Jones. Guyton fa proseguire a Delfino. C'è il fallo fischiato a Damião. Altri tiri liberi. Ancora Schelling. Batterà due tiri liberi. Finora non fatti bene. E c'è Vandenspiegel che si mette a posto per entrare per Schelling se va dentro il secondo libero. Schelling non ha efficace in questa partita come in gara 2. Di lunetta Schelling che ha 1 su 4 fino a questo momento. Realizza il primo. Sbaglia il secondo. Oh! La palla ha una carambola fortunata e quindi va dentro il pallone. A candela si dice proprio. È andato su e torna giù. 31 a 25 per l'Oregon. La skipper ha segnato su tiri liberi, ma forse l'Oregon poteva mettere un break più pesante, anche se ora Jones la riporta a più 8. Well, Jones ha questa grande finta, tua bocca è la finta, lui va sotto, tira, segna. Galanda, Basile in palleggio, taglia dentro l'area Galanda che riceve, spalle a canestro, va in scivolamento, stoppato da Damião, Vandenspiegel a rimbalzo, c'è il fallo su di lui e avrà due tiri liberi il pivot ex Ostenda, arrivato a Bologna 2 anni fa, ha subito un grave infortunio che l'anno scorso l'ha costretto praticamente a saltare tutta la stagione. Terzo fallo di Fazzi che va in panchina e rientra Thornton. Well, Thornton entra adesso e Cantù diventa la squadra molto più alta. Chi giocherà playmaker? Thornton probabilmente o Jones, perché certamente Don Namiao, non Heinz e non Stonrod. Buono il primo tiro libero di Vandenspiegel. Due su due per il Leone delle Fiandre, come lo hanno ribattezzato a Bologna. Più 6 Oregon, porta palla Thornton, marcato da Basile. Il blocco di Stonerhoek, l'aiuto di Galanda. Thornton penetra, serve Jones, fa saltare Guyton e la tripla per il... è da due, pestava la riga. Quindi più 8 Cantù. È una spina nel fianco della porta, tu da adesso. Finta, tu salti, lui fa un palleggio o aspetta... Scocca il tiro da tre, devastante. Basile, Delfino, Vandenspiegel, spalle a canestro, va, prende bene, scivolamento e canestro. Primo canestro della Fortitudo. Primo canestro su azione a 2 minuti dalla fine del secondo quarto. Più 6 Oregon, Thornton contro Basile, Jones in penetrazione, prende un fallo di Guyton, Jones è la spina nel fianco in questo momento della difesa bolognese. Well, lui è mancino, discreto atleta, fa un grande tiro da fuori, tutti temono questo, fa finta da tirare, uno salta per difendere e lui va via. E veramente è, sa sfruttare i blocchi, ricevere, quindi è un giocatore essenziale. Secondo fallo Guyton. Jones sbaglia il primo tiro libero. Tutte le due squadre stanno sbagliando i tiri liberi. Questo stress e stanchezza e pressione. Uno su due per Jones, che ha giocato nel campionato finlandese al Kuvo e al Honka Espoo. Aveva una ventina di punti a partita. Basile, Delfino, arresto e tiro. Trova il suo primo canestro dopo il ritorno in campo. 36 a 31 per l'Oregon. Buona iniziativa di Delfino che sta facendo il ruolo di playmaker e poi marcando Heinz. Thornton. Fallo di Galanda che trattiene da dietro Thornton. Per Galanda è il secondo fallo. 1:20 alla fine. Andrà in lunetta Uzi Thornton. Jack Galanda sta facendo un po' grande attore dalla Jack Nicholson qui, dicendo chi, io no, invece l'arbitro, esatto, l'arbitro ha fischiato in ritardo, questa è stata una sensazione sbagliata, ma a fallo c'era. Thornton, 12 punti finora,
Un minuto e venti all'intervallo. Ancora l'ex St. John's, 38 a 31 per l'Oregon. Porta palla Delfino nel famoso schema triangolo di coach Repeja. Possono portare la palla tutti e tre gli esterni. Zona 2 e 3 per Cantù. Delfino attacca la zona con una tripla lunga, il rimbalzo di Damiao. Repeja si arrabbia, tiro affrettato. Tiro affrettato, un mattone. E Cantù però non punisce dall'altra parte. Parte Delfino. Delfino va fino in fondo e va a realizzare il layup. Grandissima entrata di Delfino. Gesto atletico importante perché può dargli fiducia di aver trovato la sicurezza sulla caviglia. Esatto, e soprattutto dopo quel mattone che ha sparato prima dimostra personalità. Più 5 Oregon, 40 secondi all'intervallo. Due possessi per parte. Thornton contro Basile, penetrazione centrale, cambia mano, prende il fallo, un altro. Siamo a Cantù, 40 a 35 per l'Oregon dopo il primo tempo, gara 3, serie che è 1 a 1 e ancora partita tiratissima. Dan Peterson, dopo i primi 20 minuti, alcune osservazioni. La skipper aveva avuto un grande gaito finora, soli due punti invece nei primi 20 minuti questa sera. Cantù ha fatto giocare nella prima parte della partita solo 5 minuti al nuovo playmaker Wheeler. Well, esattamente, questo è strano, sono andati con un quintetto alto. La chiave della partita che ha tenuto fortitudo quando era 28-20, Cantù ha sbagliato 3 volte in fila e è rimasto 28-20. Se vanno a più 14 la partita prende un'altra piega, quindi sono fortunati quello del fortitudo di essere qui a meno 5, però bravi anche perché hanno difeso anche la loro volta. Quindi loro devono approfittare questo inizio e vedo già Pozzecco in campo, già Vannon Spiegel in campo, già Galanda e tornato in campo Lupo Spartan. Per Cantù c'è Tyson Wheeler in campo e Marcelo Damiao che ha avuto un grande inizio e grande appoggio fisico contro Matte Schelling. Nessuno in difficoltà di falli. Completa il quintetto bolognese Delfino, dall'altra parte Wheeler, Damiao, Stonerook, Thornton e Heinz. Il primo attacco è della skipper con Pozzecco marcato da Wheeler, raddoppiato da Damiao. Delfino si scambia posizione con Pozzecco, riceve Barton, la palla sulle tacche a Van den Spiegel. Van den Spiegel in palleggio, scivolamento, va al tiro, anzi no, cerca un passaggio, la stoppata di Damiao a Delfino, recupera Heinz. Heinz per Wheeler. Fortitudo voleva interferenza canestro, però ha tirato molto in basso. L'arbitro dice assolutamente no. Heinz cambia lato, la palla arriva a Damiao, spalle a canestro che butta via il pallone. Quasi intercettato da Repes e anche dall'arbitro, non c'era nessuno lì. Brutto passaggio di Cantù, regalo alla Fortitudo che però non ha approfittato il primo regalo. Difesa a uomo per Cantù.
8 minuti e 21 secondi alla fine. Saltano Damião e Van den Spiegel. Tocca Damião, recupera Stonerhoek per Wheeler, che non è ancora entrato in partita. È un playmaker dal grande tiro. Wheeler, fallo di Delfino. Primo fallo di Delfino che sta cercando di marcare Buzzi Thornton. A Gianmarco Pozzecco è stato battuto due volte in campo in palleggio di Tyson Wheeler, cercando di intercettare. Gianmarco deve evitare. Heinz, marcato da Barton, blocco di Stonerhoek, l'aiuto di Galanda, penetrazione di Heinz, prende il fallo Sam Heinz, che forse decide di entrare nella partita. Esattamente, poi Galanda è troppo eretto in statura in difesa, deve abbassarsi, posizione pugilistica, e muovere i piedi, perché Heinz uno contro uno, primo passo ti brucia. Heinz 17 punti a partita in questa stagione, realizza il primo. Ha iniziato al Cipolla Junior College, poi ha terminato la sua carriera universitaria alla Alabama South University con 10 punti e 5,2 rimbalzi, più 6 Oregon. Pozzecco lavora in palleggio. Cantù, Fabrizio. Ci sono Delfino, lato sinistro, passaggio anticipato, recupera Delfino, sbaglia il tiro, il rimbalzo alla fine è di Wheeler. Wheeler rientra comunque, la skipper in difesa riesce a rientrare. Buona. E buona difesa di Barton che alza la mano, nuova opportunità per Bologna. Stanno prevalendo le difese in questo inizio di terzo quarto. E anche palle perse dalle due squadre. Barton da tre punti e Lubos va a 4 su 7 nelle triple, 42-39. Barton deve essere il giocatore che la Fortitudo deve giocare in attacco, lui è micidiale stasera. Thornton contro Delfino, Heinz, Stonerhoek va in uno contro uno, poi cerca un passaggio per Damião, deviazione della difesa, rimessa per Cantù con 6 secondi per andare al tiro, esce Damião ed entra DuPont. Andrà cambio dietro anche Matthew Schellen per Brandon Spiegel, che finora non ha combinato un granché. Prova Repesh a inserire Schellen contro un lungo più simile alle sue caratteristiche, qual è DuPont. Gran passaggio, ma Ice sbaglia la schiacciata, prende il ribalto, realizza e subisce anche il fallo. E guardate, questa è veramente una beffa. Heinz aveva sbagliato la schiacciata, dal danno è arrivato il massimo. Però lui ha insistito, non si è demoralizzato, non ha mollato, preso in balzo in faccia a tutti, la Fortitudo. Repesh è arrabbiatissimo per questo evento qua, perché anziché prendere in balzo della palla del pareggio, adesso vanno a meno 6 con questo libro. E subito fallo di Schellen, terzo fallo. Grande gioco per il Cantù, negativissimo per la Fortitudo. Pozzecco, Delfino. Delfino ferma il palleggio, cerca Schellen contro DuPont, mette la palla per terra il pivot croato, va in avvicinamento, subisce il fallo di DuPont e avrà due tiri liberi. 45-39 per l'Oregon. La skipper deve cercare di aprire la difesa di Cantù, giocando anche la palla dentro, che può portare sia alla pericolosità dei lunghi, ma anche a ribaltamenti esterni per il tiro da fuori. Schellen, due tiri liberi. Il grande e grave problema per la Fortitudo, la difesa uno contro uno contro le grandi penetrazioni di Stonerhoek, di Heinz, di Buzzi Thornton, e quando vuole anche lui, Tyson Wheeler. Non stanno muovendo i piedi bene per difendere il suo proprio uomo. 2 su 2 per Schellen, 45-41 per la squadra di casa. Wheeler, marcato da Pozzecco. Stonerhoek, penetrazione centrale, sfondamento di Stonerhoek.
Stoner questa volta ha esagerato. Galanda, dopo essere proprio buttata via da un blocco, rientrato, ha preso posizione non perfetta, ma Stonerock ha esagerato, ha abbassato la spalla. Secondo fallo per Stonerock. 6 minuti e 20 secondi alla fine del terzo quarto. Pozzecco porta il blocco Galanda, viene raddoppiato Pozzecco per Galanda, buon recupero difensivo di Stonerock. Delfino sul blocco di Galanda che poi riceve, prende il tiro a tre punti, sbaglia il taglia fuori. Non riuscito a Cantù, tocca Delfino, rimessa per l'Oregon. 5 minuti e 59 alla fine del terzo quarto. Galanda non riesce a trovare il suo tiro da tre punti. DuPont, Thornton gioca dentro per Heinz, anticipato da Barton. Molto e bene, Heinz non controlla. Barton questa volta, la prima volta che vedo Barton anticipare perfettamente contro Heinz. Heinz ha avuto una recezione cattiva, palla toccata nel fondo, grande palla importante per la Fortitudo. Vediamo come la gestiscono. Pozzecco in uscita, Barton gioca per Skellin sulle tacche, in avvicinamento Skellin, il sottomano batte l'avversario e la skipper è a meno 2. 5 minuti e 27 secondi alla fine del terzo quarto. Questa serie veramente non spezza mai l'ago della bilancia, equilibratissima né da una parte né dall'altra. Linea di fondo per Thornton, si butta dentro, prende il fallo di Barton e per Barton è il terzo fallo. Non buona difesa della Fortitudo questa volta. Thornton ha avuto tutta la linea di fondo, tre giocatori alla fine troppo tardi sono arrivati per fare il fallo. Molto bravo Cantù a circolare la palla, molto bravo Thornton a leggere la situazione. Vai lunetta Buzzi. Realizza, respira l'Oregon. 46 a 43, 5 minuti e 13 secondi alla fine del terzo quarto. Galan non è entrato in partita finora, non ha segnato. Sbaglia Thornton. Potrebbe essere un segnale. Meno 3 la palla del pareggio con un canestro da 3. Thornton ha dovuto fare il boia e l'impiccato. Pozzecco blocca Skellin. Pozzecco va in penetrazione, gioca a 2 con Skellin che riapre fuori a Galanda. La tripla sbagliato. Ci prova Barton, poi il contropiede di Cantù. Sbaglia, sbaglia anche Stonerock. 3 contro 2. Galanda arriva in corsa. Serve Delfino in angolo, Barton da tre punti, sbaglia Barton e rimbalza di Thornton. Squadre probabilmente, Dan, affaticate, tanta tensione, sì, tanta energia spesa. Perché dopo il grande inizio Barton e anche Galland non stanno segnando e questo è il quinto fallo di squadra Fortitudo da Gianmarco Pozzecco, quindi già due tiri liberi per Cantù. Entra Kovacic, i due desaparecido di questa serie finora sono Heinz e Kovacic. Esatto. Su chi scommetti? Well, Heinz sembra rientrato in partita, adesso tocca a Kovacic. Ancora in lunetta Buzzi, Thornton sul più 3 per l'Oregon. Diventano 17 i punti di Thornton, più 4 Oregon. È match winner lui, uomo proprio, uomo partita. 4 minuti e 33 alla fine del terzo quarto. Realizza, palla che carambola dentro dopo aver battuto sul primo ferro. Più 5 Oregon, Pozzecco. Barton contro Heinz. Barton per Skellin, Skellin che ha avuto un miglior avvio in attacco in questa seconda parte della partita. Skellin ribalta dall'altra parte per Barton che serve Kovacic, stoppato Kovacic e la rimessa è per la skipper. 3 secondi da tirare, qualcuno deve prendere e tirare. Cantù non deve concedere un tiro stupido. Frontalmente Barton, grande tripla! Incredibile il canestro dalla parte di Lubos Barton, dove aver sbagliato alcuni tiri da tre,
da 6 metri, da 9 metri ha segnato. 15 punti per Barton, la skipper a meno 2, Wheeler. Stonerhook mette la palla per terra, poi serve Heinz che batte Barton, trova l'aiuto difensivo di Kovacic che lo manda in confusione. Heinz, la seconda palla persa non molto bella dalla parte di Heinz, anche lui come hai detto tu non è esattamente entrato in partita, né lui né Kovacic. 3 minuti e 50, Pozzecco si allunga, Dupont arresta il tiro di Pozzecco, sbaglia, il rimbalzo è di Schelin ma non controlla. Forzatura di Pozzecco. Well, non forzatura, ma troppo forse affrettata. Però io dico una cosa da ex allenatore: se un giocatore è convinto, deve tirare. 3 minuti e mezzo. La Fortitudo Hokkaido è a meno 2. Oregon in attacco con Thornton, marcato da Delfino. Ancora Thornton, una pantera. Passi commette in fazione di passi. E Delfino in difesa sta lavorando alla grande. Io sono sorpreso che dopo la lunga assenza non pensavo di vedere lui con questa tenuta atletica. La palla più importante della partita di nuovo per la Fortitudo. Più 2, Pozzecco va dentro e va a realizzare, rimedia all'errore precedente Pozzecco. 48 pari, ha visto un quarto di campo, ci si è ficcato dentro Gianmarco. Pozzecco si è sbloccato, eh? Sbaglia da sotto Thornton, rimbalzo skipper, Pozzecco, arresto, serve in corsa Kovacic, il gancio e il vantaggio Bologna, 50-48. Wow, grande sorpresa qua perché Bologna era sotto e non riusciva a fare il suo passo, ma grande tempestivo time out di Sacripanti fermando l'energia della Fortitudo e loro devono entrare, Cantù di nuovo concentrate e Bologna ovviamente non deve mollare. Parziale di 7-0 per la Fortitudo Hokkaido, dal 48-43 per l'Oregon, ora 50-48 per la skipper. 2 minuti e 45 secondi da giocare nel terzo quarto in questa 79esima sfida nella storia di pallacanestro Cantù e Fortitudo Bologna, 49-29 il bilancio dei confronti diretti. Linea alla regia. Finora niente Basile, niente Gaeta. Wheeler, ribaltamento per Stonerhook che poi pesca Wheeler, il tiro da 3 punti e l'ex Toronto firma il suo primo canestro ed è anche un sorpasso importantissimo. Well, nessuna squadra molla qui, eh? Pozzecco, fucilata anche di Pozzecco, 53-51 per la skipper. Una grande replica di Pozzecco dopo la canestro in faccia, aiutato, ha lasciato libero Thornton, a Wheeler, pagato, adesso ha fatto anche lui. Triple anche per Thornton, momento bellissimo. Grandissimo. Cammino colpo per colpo come due pesi massimi qui, di nuovo una grande partita. Colpo su colpo, botta risposta, Pozzecco non va, il rimbalzo lo recupera Heinz. Più 1 Oregon, 1 minuto e 38 alla fine del terzo quarto. Vediamo se Wheeler, ma perde palla sulla difesa di Delfino che va a giocare l'uno contro uno e trova il fallo di Stonerhook. Premiata la difesa di Delfino, lunghe braccia, è andata a marcare Wheeler che è più piccolo e si è trovato in difficoltà sul palo. Grandi mezzi atletici di Delfino. Rientrerà per la prima volta Basile e proprio alla fine non abbiamo visto Gaetan in questo quarto qui. Fortitudo vorrebbe magari due tiri liberi, ma assolutamente no. Uscirà, chi esce da qui? Avrà due tiri liberi. Sì, perché c'è. Non c'è bonus, dicono nell'azione di tirare. Delfino in lunetta, 1 minuto e 29 alla fine del terzo quarto.
parità. Guarda la partita, Fabrizio, dopo ci vorrà anche un po' di calmanti per gli allenatori, le squadre, i tifosi, gli arbitri, tutti quanti, veramente equilibrio totale. Vantaggio Fortitudo Hokkaido, esce Delfino e rientra Basile. Buona mossa di Repes che riposa sul campione, un minuto e mezzo fuori qua, l'intervallo fra terzo e quarto, grande idea di Repes. Heinz Stonerhoek mette la palla per terra, va in penetrazione, il sottomano prende il fallo di Barton, è il quarto wow. Fallo Barton. Ancora Stonerhoek, Heinz e Thornton battono i difensori della Fortitudo uno contro uno, senza pietà. I difensori, sia Kovacic adesso che Galan, anche Barton, non muovono bene i piedi proprio lateralmente e pagano per questo. Fuori Matti Schelen, dentro Vanden Spiegel. Un minuto e 17 alla fine del terzo quarto. Parità. Ancora. Viviamo la parità. È una serie che vale un test alle coronarie. Alla parità. Vantaggio Oregon. Per Stonerhoek 8 punti. Nella skipper miglior realizzatore Barton con 15. Dall'altra parte Thornton 21. Pozzecco. Troppo distante Pozzecco. 10 secondi per il tiro di Bologna. Palla dentro per Kovacic che si gira molto bene e in gancio firma il nuovo sorpasso di Bologna punto a punto. Non dimenticare che Cantù gioca in casa, è una squadra del quarto e dobbiamo giocare alla quarta. Stonerhoek sbaglia, taglia fuori di Kovacic. Pozzecco va fino in fondo e realizza nonostante lo scontro con Stonerhoek. Sacripanti voleva lo sfondamento. Well, anche volevano passi, però qualche contatto c'era, o fallo difensivo o fallo offensivo. Wheeler, Stonerhoek, Thornton. Thornton, arresto e tiro, non va il fischio per il fallo a rimbalzo fischiato a Vanden Spiegel. Forse Vanden Spiegel, non ho visto ancora. Sì, Vanden Spiegel. Vanden Spiegel. Due tiri liberi ancora per Stonerhoek. Partita sempre aperta, sempre aperta. E abbiamo 10 minuti dopo questi 12 secondi, 10 minuti da giocare. È sul ferro il primo tiro libero di Stonerhoek. Well, Stonerhoek, ricorda le deconcentrazioni di Buzzi per i tifosi. Stonerhoek ha avuto una mezza parola con Vanden Spiegel. Non deve deconcentrarsi un campione come lui. Adesso si è riconcentrato, messo dentro il secondo. Più due Bologna. Pozzecco contro Wheeler, 6 secondi alla fine. Pozzecco rischia l'infrazione, poi serve Kovacic, corto, finisce il terzo quarto. 59 Skipper, 57 Oregon Cantù. Sarà una battaglia fino alla fine. Linea alla regia. E allora 10 minuti alla fine. Ah, mamma mia, un solo canestro di differenza. Dan Cardio Palma qui pongo e sono due, ho detto, e lo ripeto ancora perché mi piace, queste sono due squadre da amare proprio. Cantù per due anni ha avuto questo grande carattere e compattezza, e recentemente la Fortitudo ha trovato le stesse due cose: squadra compatta, uno gioco per l'altro, niente egoismo, e proprio anche il carattere che ha dimostrato sempre Cantù. È un peccato giocare questo nei quarti finale, queste sono due squadre da semifinale, purtroppo uno solo andrà avanti. Se la difesa di Cantù è stata la chiave da due anni dei suoi successi, come no? Bisogna dire che anche la skipper ha trovato con il lavoro di Repescia una grande mentalità difensiva, e proprio in questo terzo quarto da lì è nata la rimonta. Well, si vede il lavoro di Repescia perché giocano bene difensivamente da squadra con le rotazioni, gli aiuti, però uno contro uno
con i movimenti di piede, ovviamente c'è un lavoro da fare ancora con la fortitudo. Non sono fortissimi in questo, i lunghi, i Kovacic, i Barton, i Galland e compagnia, non sono bravissimi e sono vulnerabili alle penetrazioni di Cantù. Si comincia l'ultimo quarto. Postecco, Basile, Barton, Van den Spiegel e Kovacic. Wheeler, Heinz, Stonerhoek, Dupont e Thornton. Palla 2 alzata da Tola. Primo pallone è di Kovacic. Postecco vede Van den Spiegel che va a schiacciare. Grandi occhi di Postecco, grande rapidità di piedi di Van den Spiegel. E forse Van den Spiegel con questo si sblocca perché ha fatto un gran salto per la palla 2. Molto bravo. Wheeler, Dupont, Heinz, Stonerhoek, il tiro da tre punti, sbaglia, il rimbalzo è di Cantù che riapre fuori a Thornton, Wheeler dall'angolo, sbaglia anche Wheeler, la lotta al rimbalzo, recupera Postecco che poi butta via il pallone per il recupero di Thornton, Heinz contro Postecco, fallo di Postecco e il terzo fallo. Più 4 Bologna. Well, se quella palla fosse stata passata con precisione, Postecco ha passato un attimo prima del dovuto, sarebbe stato più 6 e sarebbe stata un'altra storia. Adesso Cantù ha la palla di tornare a meno 2. Cantù ha bisogno di trovare qualcosa da Wheeler, si sapeva che non poteva essere il cervello come era McCallock, ma almeno il suo tiro a questo punto è d'oro per Cantù. Esatto. E perde palla. Heinz ancora la terza volta sulla linea di fondo. Palla persa molto pesante per Cantù. Fortitudo però deve dimostrare freddezza nel gestire. Si vede che Pazzi sta per entrare per Wheeler. Postecco. Ferma il palleggio, il taglio di Van den Spiegel. La deviazione con la punta delle dita di Van den Spiegel, la palla è per l'Oregon. Ed ecco che esce Wheeler ed entra Fazzi, ma Repeja tira fuori dalla panchina Gaeton. Ma non so per chi andrà, penso per Postecco dopo la palla persa. Dupont. Thornton in sospensione, sbaglia, il rimbalzo è di Basile. Cantù vede il canestro stretto stretto. È un po' del periodo che loro non riescono a segnare. Postecco, la marcatura aggressiva di Fazzi che commette falle. Fabrizio, stiamo attenti con i falli di squadra. È solamente un fallo a squadra adesso, però chi va in bonus prima deve stare attento che non si può sprecare i falli. Quarto fallo Fazzi, fuori Postecco, dentro Gaeton. Basile. È Basile che chiama lo schema per l'attacco della Fortitudo Hokkaido. Barton, ancora Basile, Van den Spiegel, prende il tiro Basile e non va. Van den Spiegel a rimbalzo, poi ci arriva Stonerhoek. Stonerhoek a braccia che arrivano ovunque. Era in ritardo, ma è riuscito a strappare il pallone a Van den Spiegel. Fallo di Basile. Infatti Basile sta facendo fatica, sbagliato il tiro, non marca Thornton. E questo rimbalzo con tre giocatori altissimi, Fortitudo non l'ha preso, l'ha preso Cantù con più reattività e quindi il rapper si mette dentro Delfino per la sua reattività e mezzi atletici. Delfino che dà qualcosa di meno in attacco di Barton, ma in questo momento è entrato Gaeton, quello che perde da una parte Repeja lo recupera dall'altra. Esatto, vediamo se Gaeton è un playmaker o meno. È stato solo il primo fallo di Basile. Fazzi va in penetrazione, il sottomano prende il fallo, grande coraggio di Fazzi, grande coraggio. Fazzi è un giocatore veterano, esperto e anche se sbagliato un tiro libero prima. Questo ragazzo qui, io ho visto lui in una partita a Milano, ha fatto 16 su 16 nei libri, quindi sa penetrare, sa subire il fallo, sa fare i tiri liberi, è bravo in questo. Terzo fallo Kovacic, sbaglia Fazzi. Questa è un'occasione, eh? Lui non sbaglia quasi mai. Cantù ha segnato solo 17 punti nel secondo tempo. Well, grande difesa da tutte le due squadre. È una partita nervosa di playoff da due squadre stanche e giocano fra 48 ore. Non sarà facile gara 4. Delfino porta palla sul più 3 Bologna. Basile, Gaeton,
va in avvicinamento, arresto e tiro, sbaglia, rimbalzo di Stonerhoek per Fazzi. Fabri, Fortitudo non segna, tutto rimbalzo accanto adesso. Comunque la skipper è riuscita a negare il contropiede a Cantù, tranne in qualche occasione, yeah. Però sicuramente rispetto alla capacità di Cantù in questo, l'unico skipper ha retto. Gli unici contropiedi a noi abbiamo visto è stato break 8-0 di andare a 20-8-20 e poi due lanci di Pozzecco qui. Il resto gioco rallentato a metà campo. In lunetta Thornton, 7 minuti e 27 alla fine di una serie tremenda, equilibratissima. Thornton porta Cantù a meno 2. Grande reattività in campo per Cantù adesso. Tutti i rimbalzi strani saranno di loro. 22 di Thornton, 23 più uno skipper. Va Delfino playmaker. Delfino marcato da Heinz. Basile in posizione di guardia. Kovacic riesce a controllare il pallone, riapre frontalmente a Gaeton che pesca in angolo Delfino, prende il tiro Delfino, è sul ferro, il rimbalzo di Heinz. Fazzi aspetta i compagni Fazzi e c'è il fallo di Delfino. E siamo nel bonus a Fortitudo e Cantù. Abbiamo qui il bonus, si batte due tiri liberi. Fallo contro Fazzi non è una buona idea. 5 falli Fortitudo, 1 Cantù. I falli di squadra. Bonus speso in meno di 3 minuti. Ah, contano questi, ok? Bravo Cantù a provocarli. Più, vuol dire sono più reattivi, punto e basta. Fazzi, parità. Ecco Fazzi la macchina. Dopo quasi 3 partite, ancora un solo punto di differenza, questa volta per Cantù. Ah, veramente le squadre giocano all'ultima goccia di sangue qui. E siamo negli ultimi 7 minuti. Delfino per Basile, fallo in attacco di Basile che aveva realizzato il canestro. Brutto. Vanden Spiegel con questo fallo ha eliminato il canestro da 3 di Basile. Veramente un fallo devastante. L'ingenuità di Vanden Spiegel che va in panchina, entra Calanda e ora quindi gioca con due lunghi atipici Repesa. Esatto. Kovacic e Calanda. Niente, nessun pivot puro, vediamo se funziona. Non è una brutta idea perché sono veramente reattivi questi di Cantù, eh? Fazzi, linea di fondo per Thornton, sotto mano rovesciato, la regola più 3 in una bolgia pazzesca. Grande tifo del pubblico di Cantù, 6 minuti e mezzo alla fine. Basile, Calanda, Delfino, Kovacic spalle a canestro contro Damiao, il gancio lungo, la palla è per l'Oregon e Fazzi. Repesa vuole time out, ma non c'è un fermo nel gioco. Heinz contro Delfino, l'uscita di Kovacic che gioca per Thornton ancora e ancora Thornton. È una pantera, un'anguilla che sguscia via dappertutto. Immarcabile e anche uomo partita di grande coraggio. Qui Repesa a 6-0-3 ha chiamato time out perché è andata da più 4 palla in mano a meno 5. 66-61 per l'Oregon, 6 minuti e 3 secondi alla fine, time out per Repesa, linea alla regia. E allora ancora una violenta emozione, un capovolgimento di situazione incredibile, Dan. Ma la partita non finisce mai. Io non dico che la Fortitudo rientrerà adesso, ma non si sorprende più di niente perché Fortitudo era meno 8, poi è andata più 4 palle in mano. Adesso torna a meno 5. Capovolgimento di fronte a continuazione, ma il tempo stringe. Sta lottando duro la Fortitudo per dare un senso alla sua stagione. Una stagione che ha aperto l'inizio di una nuova programmazione dopo il periodo delle grandi firme. Il patron Giorgio Seragnoli ha voluto puntare su un programma a lunga scadenza, sui giovani, una scelta lungimirante,
del presidente Giorgio Seragnoli, che dimostra di non essere soltanto un presidente super appassionato, come per Cantù c'è un grande presidente come Corrado. 5 minuti e 57 secondi alla fine. Delfino, Galanda, spalle a canestro, scivolamento, il gancio, realizza un canestro fondamentale. Molto importante questo canestro, lavorato bene da Jack Galanda, finto, piedi perno, semigancio, canestro. È stata una partita sofferta per Galanda finora, grande freddezza. Stonerook, Heinz, ancora Delfino che cerca l'anticipo, Heinz subisce la difesa di Delfino, Stonerook. La palla torna fuori, Fazzi da tre punti, è la tripla dello scudista casertano. Guarda, guai sottovalutare Fazzi, un giocatore esperto, umile, conosce il suo ruolo, non esagera mai. Ha forse poi esagerato un po' qui, grande canestro. Gaeton, il fallo di Stonerook su Gaeton. Tre tiri liberi per AJ. E per Stonerook è il quarto fallo, 5 minuti alla fine, più 6 per l'Oregon Cantù, in lunetta AJ Gaeton. Ma se sono Repesa, metto Lubos Barton per Kovacic, che non è un giocatore di impatto adesso. Realizza con grande freddezza Gaeton, forgiata la scuola di Bobby Knight, e quando c'era la polemica sui metodi duri di Knight, Gaeton si è schierato dalla sua parte sostenendo che un giocatore per dare il massimo ha bisogno di un allenatore che spinge sempre al limite. Well, lui ha avuto Bob Knight, adesso ha Jasmin Repesa che è un altro allenatore esigente, ha fatto 3 su 3 qui a dimezzare lo svantaggio, meno 3 Bologna, più 3 Cantù. 4 minuti e 50 e battaglia ancora fino all'ultimo respiro. Gara 3, quarti di finale, Foxy Cup in diretta in tutta Italia sul circuito ETV. Il fallo su Damião che evita l'anticipo di Kovacic. Kovacic in questo momento non è in partita. Io dico che prima o poi Lubos Barton, che è più attaccante, più mobile di piede, deve andare dentro, perché sono tutti veloci quelli di Cantù. Quarto non c'è fallo. Il belgo, non c'è Johnson, sono tutti rapidissimi. Quarto fallo Kovacic, Damião, uno dei due ex, insieme a Dangay. Sbaglia Damião, non è uno specialista dalla linea dei tiri liberi. 4 minuti e 40, più 3 Oregon. Sbaglia Damião che ha tentato un tiro stranissimo. Ha un mattone proprio tabellato e fuori. Regalo alla Fortitudo. Delfino, il fallo della difesa canturina che non ha ancora raggiunto il bonus. È questo terzo fallo di squadra. Poco tempo, siamo negli ultimi 5 minuti. Cantù ha solamente 3 falli di squadra. Molto brava. Molto brava a difendere aggressivamente senza spendere palli sciocchi. Rimessa alta, Basile per Galanda e lunetta. Delfino, Basile frontalmente, gioca dentro per Kovacic, il gancio sbagliato, il grande rimbalzo di Stonerook che però sullo slancio non controlla e la palla è per la skipper. Ripeto, tolgo Kovacic e metto Barton. Delfino, Basile in angolo. Basile tiene palla in palleggio contro Fazzi, poi apre fuori a Galanda. La tripla di Galanda. Parità! Ed è la parità! Incredibile! Sembrava morta la Fortitudo, invece due squadre di carattere, Fabrizio, 6-0 per la Fortitudo. Stonerook, Heinz. Heinz contro Delfino. Heinz ribalta dall'altra parte, Stonerook da tre punti, il suono della sirena 24 secondi. E Galanda ha rischiato di fare un fallo sul tiratore da tre. Non deve fare questo Jack Galanda. Stonerook molto bravo a tirare allo scadere, fosse andato dentro sarebbe stato valido. 3 minuti e 42 secondi alla fine. Basile, Delfino,
Basile. Vogliono Basile contro Fazzi, più grande Basile. Linea di fondo, Basile. Palla per Cantù. Ha colpito la parte inferiore del tabellone, almeno così dice Sabetta. Esattamente. Il tiro di Basile. Basile ha sprecato un'occasione, questo è sicuro. 3 minuti e 23 secondi alla fine. La skipper ha in panchina Barton e Pozzecco. Va in penetrazione Thornton, prende l'ennesimo fallo Thornton. Ma dico che è di Kovacic. Quinto fallo. Well, entra Skelin. Skelin, non sono convinto di questo. Vedrei più Barton perché hanno bisogno di qualche punto, più mobilità in difesa. Skelin, chi marca? Questa è la mia domanda. Damiao, beh, questa. Allora Rappers ha ragione perché c'è Damiao e Skelin lo può marcare. Thornton, 27 punti finora. 3 minuti e 16 secondi alla fine. Realizza Buzzi, più uno Cantù. Il tiro da sbagliato da parte di Basile è pesante adesso, ok? Perché anziché avere questi due tiri di pareggiare, vanno più due Cantù. Molto bravo Buzzi a cercare il fallo e subirlo. Ancora Buzzi, più due Cantù. 3 minuti e 15 secondi, porta palla Delfino. Delfino contro Heinz, l'uscita di Guyton che riceve, va al tiro da 3 punti, grande! Mamma mia! AJ! Sorpasso! Primo canestro penso per lui in tutta la partita, in un momento topico. Grande freddezza dell'ex Chicago Bulls, ci prova Thornton, è corto, il rimbalzo di Calanda, un punto di vantaggio Skipper! Mamma mia che partita! Delfino punta il canestro, prende il fallo. Non ci sono tiri liberi, il quarto rimessa, fallo di Cantù. Sì. Rimessa, ma tutte le due squadre sono nel bonus adesso. Quinto fallo Stone però Rook. Di Stone Rook, e questa è una perdita pesante. Time out per Cantù. 2 minuti e 40 alla fine di questa gara 3 dei quarti di finale della Foxy Cup. 2 minuti e 40 Dan. Cantù perde un uomo importantissimo, la skipper ha palla in mano e un punto di vantaggio. Questo, Fabrizio, è la palla più importante della partita, sia dalla parte di Fortitudo che dalla parte di Cantù. Cantù non può permettere a Fortitudo di andare a più 3 o anche a più 4. Fortitudo non può perdere questo qui e subire l'ennesima entrata di Buzzi Fortitudo, 2 liberi, sorpasso Cantù. Quindi la palla sia in attacco qui e poi quando viene in attacco Cantù qui è il momento clou di questa partita. Prendiamo un attimo respiro anche noi. Ricordati Fabrizio che ci sono Barton e Pozzecco ancora da utilizzare in panchina, quindi possono essere determinati come proprio è stato Fazzi per Cantù. Rimane immutato il quintetto di Bologna. Jones in campo, attento al suo grande tiro. Quindi cambia l'assetto tattico di Cantù, che sceglie un esterno per sostituire Stoner. Tiro forzatissimo questo. Rappers chiede il fallo. È tornato in campo anche Wheeler. Jones. Penetrazione di Thornton, che serve Damiao. Prende un tiro in sospensione e anche Damiao trova veramente 2 punti pesantissimi. Nuovo sorpasso. Devastante canestro di Damiao e sembrava da questa angolazione sbagliata, invece no. Wheeler in pressione su Basile, rischia di perdere palla, recupera Delfino che va dentro e prende il fallo. 2 tiri Jones. Liberi per Delfino. Difesa aggressivissima qui al limite del fallo da una parte e anche dall'altra perché si gioca tutto per tutto. 2 minuti da giocare. Compito difficilissimo anche per gli altri. Non vorrei essere, ok? Terzo ogni tiro libero pesa come un quintale. Sbaglia Delfino. Più 1 Oregon, 1 minuto e 59 alla fine. Ancora Delfino in lunetta. I rimbalzi sono tutto adesso, tutto, tutto, tutto.
Parità. 1 minuto e 59 alla fine. È tutta una questione di difesa e rimbalzi. Siamo a parità. Tempo supplementare forse anche oggi, Fabrizio. Wheeler scivola, si rialza, insiste nel palleggio, serve Heinz. Heinz sulla linea dei 6-25, Thornton in penetrazione, lo scarico a Jones, la tripla di Jones, è sul ferro e poi il fallo a rimbalzo fischiato alla difesa bolognese. Quinto fallo anche di Schelin. Barton va dentro, brutto fallo di Schelin, anche il rimbalzo era facilissimo per la Fortitudo, grande giocatore, grande gioco chiave. E Damião, che non è un grande tiratore di liberi, però batte. Fortitudo deve stare attento. Mi piace più questo quintetto per la Fortitudo perché pareggia il quintetto veloce, rapido, reattivo da Cantù. Due squadre velocissime. Altro sbaglio di Damião. Terzo tiro libero sbagliato da Damião in questo finale. 73 pari, 1 minuto e 37 alla fine. Il pubblico di Cantù incita Damião. Si riprova di tabella, sbaglia il rimbalzo. Parità. Cardio Palma qui, altro supplementare, vedrai. Delfino. Il palleggio in angolo, Gaeton contro Jones, linea di fondo, Gaeton arresta e tiro. Il pallone è recuperato da Galanda. Il canestro, vediamo. Gli arbitri annullano. Non convale nel canestro. Jack Allan avrà però due tiri liberi e lui è eccellente tiratore. 1 minuto e 16 secondi. Arbitro viene alla panchina a dire a Pozzecco di stare seduto, non so perché. Era già in panchina lui, non so perché. Galanda e Lunetta, 1 minuto e 16, più parità. Galanda con grande freddezza, e questi siamo alle ultime minuti, 16 secondi. La palla pesa proprio un quintale adesso, un macigno. Ma Galanda è il veterano dei playoff. Ha vinto scudetto a Varese, ha vinto scudetto con la Fortitudo, ha vinto il titolo europeo con la nazionale, quindi sa giocare. Ma la palla in mano a chi? Niente meno che Bootsy Thornton. Thornton, un blocco per lui, Galanda in aiuto, Thornton in penetrazione, in angolo a Jones che cambia il lato per Heinz, va dentro l'area Heinz, grande difesa, Delfino recupera questo pallone, grandissima difesa. Ultimi 50 secondi, ma la gestione della palla, sia da Cantù non deve fare un fallo affrettato qui, Delfino, hanno tutto il tempo del mondo. Delfino ha cancellato Heinz. Heinz ha speso un fallo ai danni di Gaeton qui. Gaeton avrà due tiri liberi che pesano 39 secondi. Prendiamoli a time out, ci sarà per Cantù. In brevemente le opzioni. Se fa 2 su 2 sono 4 punti di distanza. Cantù, come pensa? Che ne sta 3 o subito una da 2 più falli? Cioè, non sono decisioni facili. 39 secondi, 75 Skipper, 73 Oregon Cantù. Ci saranno due tiri liberi nelle mani di AJ Gaeton. La Skipper ha lavorato benissimo difensivamente nell'ultima azione. Heinz si è trovato invischiato in una selva oscura dalla quale è uscito con la palla tra le mani Carlos Delfino. Grande mezzo atletico di Delfino, e ho detto che contro una squadra di grande reattività e grande sveltezza e grande aggressività come Cantù bisogna avere i giocatori reattivi in campo. Repes li ha tutti e cinque in campo, fuori Pivac, fuori Van den Spiegel, fuori Kovacic, fuori Schelin. Lui ha giocatori tecnici, veloci e tutti capaci di fare due su due nei liberi, anche se non lo fanno, però sono in grado di farlo. In lunetta Gaeton. E da notare che hanno tolto Damião per i tiri liberi, ok? È fuori in panchina adesso Marcelo. Più 3 per Bologna. No, che rovesciamo la situazione.
Fortitudo non deve fare un fallo subito stupido, ok? Bisogna giocare tutte le due squadre con freddezza. Sbaglia questo. Palla per Thornton, 36 secondi, più tre skipper. Thornton va in penetrazione, prende il fallo, è andato al tiro in controtempo, il fallo di Calanda. 29 secondi, due tiri liberi per Thornton, terzo fallo Calanda. Se sono Repesa, per un motivo o l'altro metto Pozzecco. Piccolo, veloce, palleggiatore, playmaker, micidiale nei tiri liberi. Pozzecco è un giocatore da mettere, però vediamo. Vai lunetta Thornton, l'anima di Cantù. 29 secondi alla fine. Forse il miglior giocatore di tutto questo campionato, una cosa davvero eccezionale. Sbaglia Thornton. Quando vedo lui giocare io mi domando se uno come lui non trova spazio nell'NBA. È veramente un elemento anche una grande mentalità. 29 secondi, più due skipper. Rimessa cruciale. Pressione a tutto campo dell'Oregon. Basile per Barton. Barton subisce subito il fallo di Jones. Fallo subito, notare, 24 secondi da giocare nella partita. Non c'entra più il cronometro. Barton però ha due tiri liberi che pesano anche questi, come è pesato a Guyton che ha sbagliato uno dei due. Qui Barton ha la partita sostanzialmente in mano. Chiave di questo qui, Cantù deve venire avanti velocemente, Fortitudo non deve fare un fallo stupido. Sbaglia! Sbaglia! Più due Bologna, 24 secondi alla fine. Ancora Barton in lunetta. 0-2! Ultimo attacco per Cantù. Wheeler! Wheeler va fino in fondo, lo chiude Guyton. Wheeler in penetrazione, gioca a due per Thornton. Anzi per Ace, parità, 13 secondi. Parità, 13 secondi. Mamma mia, Barton ha buttato via proprio dalla partita qui con questi libri. Un tiratore come lui, ma è anche un giovane emotivo. Dan, quasi 125 minuti, parità. Parità assoluta. Palla alla mano alla Fortitudo e ho detto che siamo in supplementare qui, Fabrizio, non verrò smentito. Come in gara 1 però la Fortitudo ha l'ultimo pallone per sbancare Cantù. Io ripeto, metto Pozzecco. Repesa però pare intenzionato a lasciare in campo lo stesso quintetto. 13 secondi. Secondo te Cantù giocherà per fermare il cronometro? No, loro non possono anche farlo, ok? Però la pressione rimane su di loro di fare due ci punti in attacco. Troppo poco tempo. Esatto, io se fossi in posto di Sacripanti direi fate pressione, io lo chiamo pressione ombra, cioè vicino, non troppo vicino. E Cantù deve fare questo per non regalare due tiri liberi alla Fortitudo. Fortitudo deve gestire e non tirare troppo in fretta. Tirare con 4 secondi. Delfino. Delfino supera metà campo. 10 secondi. Delfino prende il fallo. Canestro buono. Mamma mia. Canestro. Cost to cost. Cost to cost. Delfino. E però la chiave della partita, Fabrizio, il tiro libero. E forse faranno Fortitudo fallo tattico. Rippers forse dice di no. In quel campo lì assolutamente no. 7 secondi. Esatto. Rapper si dice se vengono qui in questo campo qui fate il fallo a posto. Più due skipper. 7 secondi alla fine. Delfino se sbaglia guarda, occhio al tap in o tap out fuori. No, realizza, va dentro. Più tre. 7 secondi. Pressing della Fortitudo. Wheeler. Wheeler supera metà campo. 4 secondi. Wheeler da 3 punti. Wheeler. La tripla. Supplementari! Dan Peterson, mago! E ho detto supplementare! Dovevano far fallo contro Tyson Wheeler e Rippers è fuori dalle grazie divine! 5 minuti ancora! Tyson Wheeler, uomo partita, grande coraggio dalle due squadre! Aveva fatto male tutto fino adesso, Wheeler! Mamma mia, che canestro! Spaventosamente freddo, convinto, determinato,
ovviamente Fortitudo doveva far fallo qui. Repes è fuori dalla grazia divina. Mastata psicologica pesantissima. Oh yeah, perché Cantù ha tutta l'emozione dalla loro parte adesso, però ricorda il Fortitudo ha tre lunghi fuori per cinque falli. Però se io sono Repes non sono del tutto preoccupato. Dan, andremo a vedere. Pozzecco, Basile, senza esitazione, premiato con tre grandi canestri. È premiato il quintetto di Repesha. Oh, Repesha ha messo il quintetto piccolo. Se tu giochi contro Cantù, Fabrizio, tu devi temere loro reattività, loro rapidità, loro proprio tutto, la riflessi che hanno loro, eccetera, e vincono. Prendono quelle rimbalzi strane, le palle recuperate strane, e quindi finalmente Repes ha un quintetto da pareggiare loro grande qualità. Ma anche loro sono aggressivi, Repes ha messo un quintetto aggressivo. Palla nelle mani di Cantù con Wheeler. Wheeler sul blocco di Dupont, Heinz. Thornton marcato da Basile, serve Jones, spalle a canestro. John si gira, prende il fallo, avrà due tiri liberi. Now Cantù, loro devono pensare così, Fabrizio. Adesso loro sono sotto, devono giocare con grande freddezza e non cercare di fare troppo in fretta, ok? Devono giocare con calma, convinzione, non lentamente, però con grande freddezza. Oh, Jones che non sbaglia mai. Molti tiri liberi sbagliati da Cantù. Yeah. Anche quelle del Damiao pesano. Anche dalla skipper, peraltro, con tre tiri liberi sbagliati da
Barton 2 e 1 Gaeton nel finale dei tempi regolamentari. Importante per Raptors, 4 giocatori che possono portare avanti la palla, non è male. Basile, Gaeton attacca, va dentro, sbaglia il rimbalzo di Delfino, grandissimo gesto atletico, più grande gesto atletico della partita. E con questo gesto si può dire che Delfino è recuperato al 100%, ha disputato una grande gara 3. Ancora Wheeler, sbaglia il rimbalzo di Galanda, 90-80 per la Skipper, 3 minuti, 2 minuti e 55. Pozzecco, forte tutto il gioco con il cronometro adesso, e anche la situazione falli. Basile subisce un fallo dalla parte di Bootsy Thornton, avrà due tiri liberi per più 12. Quando mai abbiamo pensato a 12 punti di scarto in una partita che va a tempo supplementare? In lunetta Basile, il capitano della squadra bianco-blu, contro la curva degli Eagles. Adesso Fabrizio, cambio disco. Il Cantu deve andare in fretta avanti e tirare da tre. Loro non hanno, hanno 2.48 e saranno sotto di 12. Non possono perdere tempo. Il tempo è cioè 2 minuti e 48 alla fine sul più 12 della Skipper. Wheeler, Thornton, fallo di Pozzecco. Ha cercato Gianmarco Pozzecco di allungare la mano, ha toccato il braccio di Thornton, due tiri liberi, ma peggio per la Fortitudo, hanno fermato il cronometro. Cantu può segnare con il cronometro fermo. Grande idea, Buzzi è immarcabile. Thornton 31 punti fino a questo momento. 2 minuti e 37 alla fine del primo tempo supplementare sul più 12 per la squadra bolognese. Realizza Bootsy Thornton. È una macchina. Rimane un grande protagonista di questa serie. Favoloso, favoloso. One man show. One man, anche se loro sono più di un one man, lui veramente è, secondo me, se io devo scegliere un MVP del campionato, mamma mia. 2 minuti e 33, più 10 per la Fortitudo. Delfino, Basile in uscita, il blocco di Galanda. Basile per Galanda in angolo, ancora Basile, 7 secondi per il tiro. Basile libera Delfino che va in avvicinamento, poi serve Pozzecco e la tripla anche di Gianmarco Pozzecco. Pozzecco più 13, forse è il canestro e Raptors segna, sì. Gara 3 Raptors in maniera definitiva, incredibile. Raptors si arrabbia con Pozzecco, concentrati in difesa, sbaglia Jones, reattività nei rimbalzi. Carlos Delfino, importante Carlos. 95-82, il supplementare è stato tutto della Skipper. Incredibile, perché quando una altro punto. Esatto, sembrava tutta una cosa per la Cantu con il canestro di Wheeler. Invece, senza paura, senza complessi, grandi time out, no, cambio per Raptors. 1 minuto e 38 alla fine, Pozzecco. Pozzecco ha dimostrato, tra l'altro, di essere anche maturato, ha accettato di stare in panchina certo. Tutto l'ultimo quarto, è entrato nel supplementare, esatto, con la mentalità giusta. Ha tolto Pozzecco che fa un po' di show per il rapper, si dice starte in panchina. Pozzecco con rapper non si tiene. Pozzecco no vuole finirlo lui, ok. Un minuto, due tiri liberi per Carlos Delfino. Un minuto e 38 alla fine. Realizza Delfino. Oh, mamma mia, la partita improvvisamente ha preso una piega del tutto inaspettato, perché Cantu era lì, partita equilibratissima, improvvisamente con questi tre canestri da tre in un minuto e 14 secondi. Fortitudo ha spaccato la partita in due. Un minuto e mezzo. 97-82, Wheeler arresto e tiro. Non va, il rimbalzo di Galanda e la partita è nelle mani della Fortitudo. Assolutamente. 1 minuto e 25 alla fine. Skipper in attacco. Comunque ti dicono, ti do una notizia, Fabrizio.
Cantù verrà a Bologna giovedì e giocherà come ha giocato Fortitudo questa sera. Basile firma il canestro che manda la skipper sul 2-1 nella serie. Avrà il match point in casa giovedì sera al Paladozza di Bologna in diretta. C'è ancora qualche scaramuccia in campo. Sì. No, noi eravamo coperti. No, non devono perdere la testa, questi devono stare calmi tutti perché c'è la partita giovedì. È stata una battaglia bellissima, sì. Dura come deve essere un supplemento, esatto. Come deve essere un playoff, ma tutto sommato nei limiti. Esatto. E sono due squadre che hanno veri uomini, ok? Non vogliono perdere, non vogliono cedere. Dan Delfino si è iscritto per essere chiamato nel draft della NBA. Questa partita dimostra che forse non è presto. Ah, se io, esatto, se io sono scout NBA, Delfino è il tipo di giocatore che io voglio. Ma ovviamente la Fortitudo vuole tenerselo stretto. E non so perché ci sia questo ritardo qua a far battere i tiri liberi. L'arbitro sta parlando con Basile. Anche Basile deve lasciare stare tutto. Ancora qualche momento di tensione fra Pozzecco gli arbitri, e Cantù. Gli arbitri stanno sbagliando, devono procedere con la partita, tutto lì. Ormai le hanno minacciato il tecnico alla panchina Fortitudo se qualcuno si alza, perché so, siamo dietro la loro panchina. Ancora il gioco fermo. I carabinieri sono un po' intervenuti a dire ai tifosi di stare calmi e i giocatori del Fortitudo di stare al panchino. Ha sfogato tutta la sua estroversità. Si può festeggiare uno spogliatoio, non farlo, esatto, adesso in casa degli altri. Vai allo spogliatoio, fai tutta la festa che vuoi. Un minuto e un secondo, però è anche normale che un giocatore esprima tutta la sua gioia. Recupera questo pallone Cantù e va a realizzare. 53 secondi, 99-86 per la skipper. 51 secondi alla fine. Fallo di Heinz, tiri liberi. 13 punti, 51 secondi. È entrato Mancinelli sul quinto fallo di Galanda. Torna il lunetto Barton dopo aver visto le streghe nel finale tempo regolamentare. Se Barton ha sbagliato due liberi che avrebbero messo fine alla partita già, e ancora sbaglia. 99-86 per la skipper. La skipper fa 100. Fortitudo non deve far fallo. Jones va dentro, il fallo di Mancinelli, due tiri liberi per Jones. E allora Dan, proiettiamoci già a gara 4. La skipper ottiene il vantaggio del match point. Yeah. Ma io do un consiglio alla skipper: stare attento con questa squadra perché giocano alla morte giovedì sera con una grande squadra allenata bene, con grandi tiratori, con grande reattività, competenza. Questa è una squadra sempre pericolosa, sempre. 187, sbaglia Jones, il rimbalzo di Delfino. Ha fatto veramente una partita incredibile Carlos, in difesa è stato monumentale. Basile per Barton, il taglio di Delfino che va a realizzare subendo anche il fallo. Adesso la skipper dilaga. Molto ben... ma onore a Cantù. Ah, no, ma è una grande squadra, la sappiamo, hanno fatto, potevano fare l'Eurolega l'anno scorso, quindi è una squadra veramente la squadra più compatta di questo campionato. Il rimbalzo di Mancinelli, 28 secondi alla fine, arriva un razzo in campo. Speriamo che la situazione per non questo, degeneri per e non questo, un grande spettacolo. Per questo gli arbitri devono far finire la partita. Ah, e lanciano ancora. Il clima è troppo. Finirà la partita, è troppo surriscaldato. Te lo dico io. Devono stare attenti.
Ma qui lanciano di tutto. Arriva un... Gli arbitri hanno sbagliato di non far battere i tiri liberi. Hanno sbagliato di grosso, perché più rallenta la cosa, più succede queste cose. Assolutamente. 27 secondi alla fine, 102-87. Peccato per questo finale, sì, che rovina un grande spettacolo. Stiamo attenti qui. Magro, adesso si accenderanno le polemiche sull'atteggiamento di Pozzecco, la reazione del pubblico. Dai, la Fortitudo ha sbagliato di festeggiare in panchina. Aspetta la fine. 20 secondi alla fine. In palleggio Basile. Fa trascorrere il cronometro. Anche Cantù alza le braccia. Adesso lascia la partita finire, le due squadre. Per sbollire molto, molto più intelligenti i giocatori che tutti quanti. Bravi le due squadre, grande stretta di mano fra i giocatori, bravi i giocatori, oh, meno male, è un buon esempio. 102-87 per la Skipper, che va sul 2-1 nella serie, sbanca Cantù, fa saltare il fattore campo e avrà quindi gara 4 in casa per chiudere il conto, ma ricordiamoci che a questa situazione siamo arrivati dopo 125 minuti in parità e dopo due supplementari. 130 minuti, sono 130 totale, due partite finite supplementare e uno per tre punti. E il pubblico adesso si è calmato, applaude Cantù giustamente, perché la squadra è una grande squadra che ha disputato una grande partita. Fortitudo ha tirato fuori dal cilindro magico tutto nell'ultimo e nel supplementare. Giusto che le squadre finiscano tra gli applausi, perché lo spettacolo è stato bellissimo, sì, da una parte e dall'altra. Le differenze veramente l'hanno fatta ai particolari. La Skipper ha trovato il cemento difensivo di Carlos Delfino, che ha tolto le alternative a Cantù, che aveva praticamente solo Tortoli in attacco. Delfino.